È passato più di un anno da quando nello spazio è stato lanciato il telescopio James Webb, che ha richiesto oltre 20 anni per essere completato. In un periodo di tempo relativamente breve, questa tecnologia ultramoderna, la più potente nella storia, ha già fatto molte scoperte. Osservando l'universo agli infrarossi, il James Webb ci permette di vedere cose che nessun altro telescopio ha mai mostrato prima. L'obiettivo principale di questo strumento è studiare la formazione di galassie e stelle apparse nell'universo primordiale. Ad esempio, osserva la nursery stellare più vicina a noi, una regione dello spazio dove nascono nuove stelle. La NASA ha condiviso un'immagine del James Webb che mostra una piccola regione di formazione stellare. Se osservi attentamente, vedrai getti che esplodono da stelle neonate. Intorno a loro, nuvole di polvere cosmica di colori diversi collidono l'una con l'altra. La polvere rossa è composta da idrogeno molecolare. Puoi anche notare che alcune stelle sembrano avere ombre che suggeriscono la creazione di quello che, più tardi, diventerà un pianeta. L'immagine può sembrare caotica, ma gli astronomi sostengono che si tratti di una nursery stellare relativamente piccola e tranquilla rispetto ad altre. Molte stelle giovani lì sono simili per dimensioni al nostro Sole o un po' più piccole. La foto è stata scattata con l'aiuto della telecamera a vicino infrarosso del Webb. È la telecamera principale dell'osservatorio e scatta immagini del cosmo in due diverse gamme di infrarossi. Un'altra incredibile scoperta fatta dal telescopio Webb sono le molecole di fumo in una galassia lontana. È la prima volta che tali molecole vengono scoperte così lontano dal nostro pianeta. La galassia in questione si trova a 12,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Molto probabilmente si è formata circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. Nonostante l'enorme distanza tra la galassia e il nostro pianeta, gli scienziati sono riusciti a rilevare composti chimici presenti nella fuliggine o nel fumo, ed è un fatto importante, poiché ha spostato indietro di circa 1 miliardo di anni il record per la rilevazione di molecole complesse simili. Questo studio ha anche confermato l'enorme potere del più incredibile strumento spaziale di tutti i tempi. È riuscito a fare questa scoperta nonostante il fatto che lo spettrometro necessario per le misurazioni non abbia funzionato al massimo dopo aver subito un degrado improvviso e sorprendente. Il telescopio James Webb ha contribuito a migliorare la nostra comprensione degli esopianeti, cioè i pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. All'inizio del 2023 l'osservatorio ha avvistato il suo primo esopianeta. Si trova a 41 anni luce dalla Terra ed è più o meno delle stesse dimensioni del nostro pianeta blu. Secondo la NASA, oggi il Webb è l'unico telescopio operativo in grado di categorizzare l'atmosfera di esopianeti delle dimensioni della Terra. Il team di ricerca dietro la scoperta ritiene che tali risultati evidenzino la precisione del telescopio. Sperano che ci aiuterà a localizzare molti più esopianeti rocciosi da colonizzare in futuro. Anche se, a prima vista, può sembrare che l'universo sia piuttosto vuoto, in realtà è un luogo affollato e il Webb ha tutti gli strumenti necessari per osservare qualsiasi evento cosmico accada là fuori. Guarda solo questa immagine di WR124. È una stella sull'orlo della sua esplosione finale. Nell'immagine, la stella sta per diventare una supernova. Questo accade quando una stella esaurisce il carburante ed esplode, alla fine del suo ciclo di vita, rilasciando una gigantesca nube di polvere spaziale e gas nello spazio. La stella catturata dal telescopio Webb era nella fase Wolf-Rayet della sua vita. È il periodo in cui una stella perde i suoi strati esterni prima di diventare una supernova. La prossima sorprendente scoperta del Webb è un ibrido tra pianeta e stella, con nuvole molto strane. Questo mondo bizzarro è in realtà una nana bruna. Sono più grandi dei pianeti, ma troppo piccole per essere classificate come stelle. Emettono una certa quantità di luce propria e sono piuttosto calde. Ma la loro massa non è sufficiente per fondere l'idrogeno in elio, come le stelle a pieno titolo. I corpi celesti di questo tipo non sono marroni. Si presentano in una vasta varietà di colori, ma la maggior parte è invisibile all'occhio umano.
Quello che invece possiamo vedere è la luce che emettono, che a noi appare arancione scuro o magenta. La nana bruna scoperta dal Webb è quasi 20 volte la dimensione di Giove. Orbita intorno a due stelle nane rosse e, per completare un'orbita, impiega oltre 10.000 anni. Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta questo insolito esopianeta nel 2016. Ma a quel tempo non lo classificarono come nana bruna, quindi non poterono spiegarne l'enigmatica luce rossa. Ora, grazie al telescopio James Webb, conoscono l'origine dell'oggetto spaziale. Torniamo a quelle nuvole. Come sai, sulla Terra sono fatte di vapore acqueo, ma quelle sulla nana bruna in questione sono diverse. Sembrano essere di sabbia. Sembra quella comune sulla Terra, ma in realtà non lo è. Quelle nuvole sono fatte di minuscole particelle di silicato. Un'altra recente scoperta coinvolge diverse grandi galassie che gli scienziati ritengano siano nate poco dopo il Big Bang. Non dovrebbero essere lì e nessuno si aspettava di trovarle, ma il James Webb le ha individuate. Queste galassie, massicce quanto la nostra Via Lattea, sono piene di stelle rosse mature. Gli astronomi hanno analizzato la luce proveniente da esse e stimato la loro età, da 5 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Ciò significa che sono apparse quando il nostro universo era molto giovane, quasi un neonato. La cosa più bizzarra riguardo queste galassie è la loro enorme dimensione e l'età delle stelle che vi abitano. I dati ricevuti dal telescopio non coincidono con le idee esistenti su come appariva l'universo o su come si è sviluppato nei suoi primi anni, né con le precedenti osservazioni fatte da Hubble. Qui il Webb ha catturato una regione distante dello spazio con un dettaglio senza precedenti. Questa sezione è conosciuta come ammasso di Pandora. Nell'immagine si possono vedere tre enormi ammassi di galassie che, insieme, formano un mega ammasso. La loro massa combinata agisce come lente gravitazionale. E, grazie a questo naturale effetto di ingrandimento, gli scienziati vedono altre galassie nella regione. Gli astronomi sostengono che l'immagine più recente dell'ammasso di Pandora sia più nitida di quanto abbiano mai visto prima. Il James Webb ha individuato anche migliaia di giovani stelle mai viste prima nella nebulosa Tarantola. Questa formazione spaziale ha ricevuto il suo soprannome a causa dell'aspetto dei filamenti di polvere avvistati nelle immagini precedenti. È la più grande regione di formazione stellare nel gruppo locale, che include le galassie più vicine alla Via Lattea. Le immagini del Webb hanno contribuito a far luce sulla composizione della nebulosa Tarantola. Il telescopio ha anche rilevato protostelle, stelle neonate in fase di accumulo di massa. Gli astronomi prevedono che queste finiranno per formare e modellare ulteriormente la nebulosa. Tra le altre scoperte fatte dal telescopio è possibile vedere la nascita di 50 stelle distanti. Alcune alimentano dischi protoplanetari che potrebbero in seguito formare sistemi solari ad anni luce dal nostro. Ecco un'altra immagine dal James Webb. Puoi vedere un buco nero supermassiccio che ha una massa di 9 miliardi di sole. È talmente enorme e antico che gli scienziati fanno fatica a spiegarne l'esistenza. Gli astronomi hanno anche scoperto un anello distante di polvere, roccia e gas che contiene un composto chimico chiamato catione metile. È noto come mattone della vita e produce gran parte del materiale organico sul nostro pianeta. Il Webb ha aiutato i ricercatori a osservare potenti tempeste di sabbia su un pianeta distante 378 bilioni di chilometri. Gli astronomi sono stati felici di scoprire questo scrigno di innumerevoli e minuscole particelle di sabbia. Riconosci questa immagine? Sono i pilastri della creazione. Questa nuova immagine ci mostra però quanto sia effettivamente piena di stelle quella regione polverosa. Puoi confrontare la nuova foto con quella scattata dall'Hubble nel 2014. È un'incredibile dimostrazione del progresso scientifico.